Siamo in via delle Brecce Bianche con okay. Luca Mac Adventure e con Gabriele in questa avventura passeggiata avventura. Mi prendo la responsabilità, come vedete, quello che riguarda le sette sataniche, perché siamo qui oltre per fare la passeggiata per riuscire a trovare questa setta satanica. Vedremo se c'è qualcosa. Intanto sta venendo fuori un po' del sole, infatti, che ha piovuto fino adesso, perché infatti siamo in, io ho l'ombrello. E allora qui inizia questa famigerata, non so perché famigerata, ma in realtà è una via tranquillissima, cioè a me non piace. Tranquillissima no, perché è piena di mare. No, nel senso tranquillissima come via residenziale, di lavoro, di cose, nel senso non c'è niente di... Però è un casino, lo vedi? È un macello, soprattutto oggi è giovedì 20 dicembre. 21? 20. 20. O 21. 21, ma sa. No, il 22 è sabato, oggi è il 20. Il 20? Sì. Okay. Lo so perché il 22 ho una cena in via della Commenda, che è vicino al palazzetto dello sport di Osimo, no? Lo dico in anticipo. Ok. Quindi... perché sai che il palazzetto dello sport è a Osimanello. Sì. Tra Osimo, la strada che va verso Iesi. Non è che è voluta, non l'ho organizzata io. Io partecipo. Coprite la bocca se non si capisce. Lo so, è solo che c'ho freddo. Ho aderito a questa cena che organizza il ballo. E così. Vabbò, partiamo. Vabbò. Allora, questa è la coda. Questa è la coda del drago. Del drago, delle Brecce Bianche. Poi curva. Andiamo su per la schiena. E poi la testa. Poi arriveremo su in cima alla testa, c'è il naso. Oh, bello! No, ma l'importante è trovare gente. Io non me ne frega un cazzo, a questo punto sono in telecase, perché io voglio trovare sta setta satanica delle Brecce Bianche. La voglio trovare. In realtà non so perché si chiami delle Brecce Bianche, forse perché una volta la strada non era asfaltata, ma... Era De Breccia, penso per quello, perché questo è un quartiere cosiddetto nuovo, il Q1 di Ancona, che l'hanno fatto verso gli anni 80, il Q2, anche 90 diciamo, è iniziato ad essere abitato, che Q1, Q2 e Q3, il più nuovo è il Q3 ovviamente. E sono tutti quartieri nuovi che... che si avviluppano. Senza... magari ci fosse qualche cartello qui, sesta satanica. Ma se io ho capito bene, però c'è una specie di come si dice, di fraintendimento. In che senso? Perché l'ufficio di collocamento, che è là, vedi quel palazzo giallo? Ecco, è lì, quello lì già, è quel palazzo giallo lì, lì sotto, nello scantinato, se vuol dire, c'è l'ufficio di collocamento. Ok. Però quella non è Brecce Bianche, quello è il Q2, quella è Piazza Salvo d'Acquisto, per l'esattezza via Flavia ci scorre, sì, sopra. Sì, infatti lì c'è scritto via qualcosa. No, beh, questa è una via, ma lì mica collega. Sembra che, ma dopo c'è, collega, no, c'è una casa, dopo è privata, probabilmente dalla casa volendo sì, però bisogna fare il giro qua, dopo ci passeremo anche lì. E lì c'è abita un'altra persona in via Flavia, quelle zone lì, non so il palazzo adesso, che non si è vista più, non dico i nomi, non so se... Nomi, a me mi è dispiaciuto sinceramente perché era una persona simpatica, però... Devo essere sincero, era simpatico pure a me. Te poi l'hai conosciuto personalmente? Sì, io l'ho conosciuto personalmente. Io non l'ho mai visto, nonostante che c'ha più o meno abbia più o meno la mia età della, diciamo, della città, anche se io non abito qui, in questa zona. Però non l'avevo mai visto prima in giro, in circolazione. Vabbè, quindi te non ci hai mai parlato? No, mai, assolutamente. Mai visto delle persone.
Invece ho visto de persona, ma non ci ho mai parlato. Un paio di volte mi è capitato, perché l'ho visto che girava, quell'altro ragazzo, che lo stesso non posso fare il nome, però quello che non c'aveva la patente, che si è visto un paio d'anni fa, mi sembra 2 anni e mezzo fa, non mi ricordo, che si era lasciato con la ragazza, i Quello che dettagli non. stavamo parlando era Andrea. Però adesso non so quest'altro. Ah, ho Hai capito! capito? Ho capito! Quello che poi uno gli ha telefonato Non lo per so. dire di metterci insieme. Ma questo non lo so, sti Vabbè. dettagli. Sì, ho capito qual è. Quello che c'aveva problemi. So che mi ricordo che diceva che era Io stato pure con quello lasciato. ci ho parlato. Però non mi è mai sembrata una persona, diciamo. Occhio l'autobus. Sì. All'acqua delle rose. Comunque. Non lo so, io quello mi è capitato un paio di volte di vederlo così, ma non è che sono andato a fermarlo, assolutamente. Poi, ormai è Niente, un casino, pezzo. macchine, mamma mia, sono un È un macello. macello, io cerco sempre qui dopo di prendere strade laterali, però c'è il campo da baseball, se vuoi, se può allungare un po', andiamo a vedere il campo da baseball. Per me non c'è problema. Se passa di qua. Allora, ah, di là si gira? Sì, poi dopo ovviamente bisogna comunque Ma tornare su. qui fa sempre parte delle frecce bianche. Sì, già sta zona, se andiamo parecchio qua verso sinistra, allora, se vai a destra è Q2, già. Se vai parecchio a sinistra diventa Q3 e Q3 sali. e qui è breccia Qui è bianca. Breccia Bianca, se è Allora Q1. no, stiamo qui, recuperiamo qui le 20 delle 7:70. Magari Magari incontriamo qualcuno su strada, glielo chiediamo. Adesso sta il telefono. Se qui no glielo mandavo. c'è le ditte abbandonate, vedi? Sì. Mondadori. Ma non credo che si mettono qui al muro ai capretti. No, io non credo, punto. No, infatti. Questa è una decostruzione. Qui ci sono anche delle case de pregio, mi sa che l'abbiamo superata. E quelle laggiù, vedi, quelle sono case de pregio, che c'hanno una cancellata. Quella Lamarone. Sì. E nuove, nuove, Ma che comunque costano abbastanza soldini. E perché qui molta gente cerca di in pratica ricreare un po' l'ambiente rurale, la casa indipendente, quella che stai per conto tuo, magari con Beh, un po' di questo giardino. non è tanto indipendente. È Però indi questo è 9. no, ma queste, se, cioè, i piani di sopra non lo so, ma i piani di sopra sono indipendenti perché hanno il cancelletto e hanno anche un pezzettino di terreno. Comunque sono appartamenti abbastanza de pregio anche questi, cioè non è case Anche popolari se per non è al dire. centro, costano un botto. Eh sì. Qui se uno vuole fare una casa discreta. Ah, qui c'è il Parco Migliori, io una volta ho fatto un video, una volta, però questo ci porterebbe direttamente a Piazza Salvo d'Acquisto, in pratica, ma ce No, ne noi dobbiamo passiamo fare il dopo. giro delle Brecce Bianche. Ecco, queste già case più popolari invece. Queste sì. Queste no, queste vedi, poi c'hanno tutti gli allarmi, si vede la Ah. differenza. Non si è detto in modo. Ma qui ricordiamo che ancora siamo in via Brecce Bianche. È lunga la storia qui. Anche perché, no? Ipoteticamente che se raduni qui, ti sataneschi. Ipoteticamente. Questo mica. Ci dovrebbe essere, che ne so, la chiesa sconsacrata, qualcosa. C'è una chiesa, ma è attiva qua sulla sinistra, più avanti. Beh, pure questa le salite è tosta, eh! Te l'ho detto che questo pure era un drago. E poi è È lunga. lunga, Ma quella finiva fino alla sicura cattedrale! Oh, io devo passare qua adesso, che io cerco sempre di passare interno quando posso, sennò ti Sì! respiri un Infatti! sacco di Ma io la schifezze. conosco la zona, beh!
Vedi, passando di là se va verso il campo quello da baseball che ti dicevo. Poi c'è il parco dell'Unicef, ci sono dei parchetti qua. Ma mi sa, ma qui ce n'è due dei draghi. Sono una scopa. Stanno a scopa. E non hai visto la parte dopo, no? Dopo il tigre che c'è il supermercato, quello va ancora. Peggio. Sì. La parte peggio però è l'ultimo tratto che io lo dico è la testa, la parte perché quello va su verso l'università. Poi una volta che arrivi su in cima alla testa, dopo scendi per l'occhio, il naso, vai giù. E si arriva al cimitero. Non in senso figurato, ma nel senso edificio. No, ci arriva, edificio. Arriva a quello purtroppo. Però non per oggi, spero. Vedi, qui c'è un parchetto. Poi ce n'è un altro, un po' più grosso, più avanti. Hanno fatto le canne. Però sai, essendo una zona molto trafficata, come vedi, è difficile che riesci a trovare un punto dove fa le rubacce, insomma, perché o te devi proprio imboscare. Poi c'è un altro punto che se può scende là e se va all'ex sede della Telecom, che è tutto aperto, c'è un parcheggio sotterraneo e lo stesso da lì sbucheresti fuori in via Flavia, alla fine tutti i collegamenti. Il no, non spegno la registrazione, si rifiuto il ca, magari. Poi vedremo. Tanto ti chiapperemo qualcun altro. Cosa c'è? Un bar? Qui c'è un'edicola. Buono, dai, lo chiedo all'edicolante. L'edicolante sa sempre tutto. Ma devi entrare dentro, non è quelli lì a balconcino. Me la metti in saccoccia, la telecamera. Quindi adesso entrerò in edicola, qual è questa? Sì. Ah, ecco, c'è ancora quella là. Adesso entrerò in edicola e farò una domanda. Junker è un'app che aiuta a fare la raccolta differenziata. Che t'ha detto? Allora, l'edicolante ha detto che effettivamente non ci sono e non si è mai sentito che in questa zona ci sono sette sataniche. Sì. Poi nel frammento entrava anche un vecchietto. Ha sentito. E mi ha detto la stessa cosa. Certo. Gli ha fatto la domanda pure a lui. Sei convinto adesso, vuoi altre testimonianze? No, no, tanto quanto è lunga, voglio. C'è tutto un altro pezzo là. Proviamo qualcun altro. Già è tre. Magari il quarto vi andrà a sé. Tanto c'è bianco fino a dove? Fino all'università. Fino all'università. Credo, perché dopo. Sì. Buono. Anzi, per l'esattezza penso che finisca dove inizi la salita. C'è una grande rotatoria che ci si fermano anche gli autobus. Vabbè. Poi inizia una salita e lì mi pare che si chiama in un altro modo la via, ma adesso non mi ricordo però. E c'è un ristorante, c'è il Rustico, si chiama il ristorante. Sì, è figo. Questa è una scuola. È una scuola? Sì. Allora non ci si fa le cose totali. Niente. Mi sembra che sia una scuola. Ancora niente. Mi pare almeno, cioè la scuola è questa qua, questa è la circoscrizione. Ah, la ludoteca, è la ludoteca, biblioteca, ludoteca, però è sempre per i ragazzi. Per i bambini. Sentiamo il benzinaro. Il benzinaro pure il duriaso B. Sente un po'. Io ti aspetto del qua. No, oggi voglio sfatare questo mito. Perché siccome che anche io ne dovrei far parte e anche tu, da quello che ho capito, sfatiamo questo mito. Che cazzo. Comunque ne fai, se fa parte di una certa satanica, non mi ha detto, magari.
entra dentro adesso. Ma questo aspetta nell'autobus, non è della zona. Devi chiedere a qualche esercente che abita. Che bello. Quanto mi piace sta passeggiata oggi. Sarà un casino del rumore delle macchine, ma mi piace un bel po' sta passeggiata. Ah, sicuramente la banca. Potrebbe essere una setta satanica. C'è pure il tigre, il supermercato. Però noi dobbiamo andare lassù. Sì. Però qua conviene che passiamo per le strisce, perché vedi, è un macello. Manco quelli. Sì. Qua ci deve essere una piazzola, ma non ci sono andato mai, non so se si collega poi su. Questo dove, sì, credo uffici, non so se è abitazione. Sì. No, perché nella live c'avevo lo scialle zebrato. Zebrato. Praticamente me ne ha detto che ero un mutico. Ah beh. Sì, però ancora nessuno si è accorto che mi sono tagliato i capelli. Si sono accorti dello scialle, ma non del taglio. Sì, oh. Oh, un metro dei capelli mi sono tolto. C'era il pavimento, era tutto capelli. Bene, bene. Oggi si vede del merda a poco. Mi sono indrizzato i peli in tela schiena, ma non esiste proprio.
poi c'è abitato una vita che non ha mai sentito una roba del genere. Ma allora sto facendo, io mi defilo perché non... No, infatti a te ti ho tolto da ogni responsabilità bene, mia. Grazie. Dimmelo, dai, quello che ti ha chiesto. Sto facendo un reportage, guarda lì i segni del terremoto, che cosa? Scusi, un'informazione. Sto facendo un reportage della zona. E qua. Infatti la parlata... Andiamo a chiedere in farmacia. Perché la gente sta andando a fare. Bene. Gianni, hai ragione. Guardi che nella zona c'è il tetto totale. E te ne spara. Appunto, cerca di... Ti sto facendo un reportage perché ho sentito delle informazioni... Ma detto date una mossa alla svelta che ci voglio da fuori. No vabbè, per questo tipo qui adesso in generale. Ma sinceramente adesso a parte chiede che oggettivamente giusto per ridere, perché certo sono... ma effettivamente oggettivamente, ma dove la fanno chi? Aspetta, ma magari ci può stare casa uno. Come stare casa in qualsiasi altra casa.